qua la notizia in studio Marco Ferri I titoli delle notizie più importanti di oggi Auto a fuoco in A14 il conducente insieme alla moglie riescono ad uscire dall'abitacolo e a mettersi in salvo Tutti in coda per il tampone sono le persone rientrate da un viaggio all'estero in zone ad alto rischio contagio ieri nelle Marche 15 nuovi positivi la provincia di Pesaro Urbino realizzerà un bosco in memoria delle vittime del Covid. L'area individuata e di circa due ettari. Il comune di Fano ha deciso di annullare la tradizionale fiera di San Bartolomeo. Troppi i rischi, la decisione piace anche a molti fanesi. Quale futuro per il carnevale di Fano se ne parlerà la prossima settimana in carnevalesca, intanto domani verranno premiati i migliori scatti fotografici della passata edizione. Un cordiale saluto a tutti voi, cari telespettatori di Fano TV. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia, sul canale 17 del digitale terrestre. Auto a fuoco sulla autostrada 14 tra Fano e Pesaro. È successo intorno alle 13 all'altezza dell'intero dell quartiere di Pesaro in direzione nord il conducente di una Mercedes 220 alimentata a gasolio. Aveva notato del fumo uscire dal vano motore. L'uomo, residente a Valle è riuscito ad arrivare in una piazzola di sosta e scendere dall'auto insieme alla moglie che era a bordo con lui prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Fano che in poco tempo hanno spento il rogo. Non è stato necessario chiudere al traffico il tratto di strada interessato dall'incendio e per fortuna nessuno è rimasto ferito. L'auto invece è andata completamente distrutta. Code al codma di Fano per i tamponi, aumentano le richieste dei test per coloro che rientrano delle, dalle zone ad alto rischio di contagio. I positivi nelle marche, intanto, aumentano a 15, sono 15 casi su 810 nuove diagnosi. Eseguiti più di 170 tamponi in giornata al drive point del Codma di Fano, quasi esclusivamente viaggiatori, rientrati in città da Croazia, Spagna, Malta e Grecia, con obbligo di sottoporsi a tampone. Circa 7 minuti per realizzare ogni singolo tampone, i risultati verranno comunicati entro 48 ore. L'ordinanza del governo per l'obbligo di tamponi dura fino al 7 settembre prossimo. Intanto l'area vasta ieri ha annunciato attraverso un comunicato che chi rientra da dei paesi a rischio dovrà informare del proprio arrivo all'autorità sanitaria tramite segnalazione al dipartimento di prevenzione all'indirizzo email indicando le proprie generalità identificative specificando in più il giorno di rientro e mezzo utilizzato. Nel caso i soggetti abbiano effettuato un tampone nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio italiano dovranno allegare l'esito in caso contrario dovranno sottoporsi a tampone entro le 48 ore dall'arrivo in Italia Presso l'azienda sanitaria che riceve la segnalazione o presso i laboratori privati accreditati con impegnativa rossa. In attesa del tampone, fa sapere l'area vasta e richiesto il rispetto dell'isolamento fiduciario domiciliare che si protrarrà fino all'ottenimento del risultato negativo del tampone. Il drive point al Codma di Fano sarà attivo anche per la giornata di domani, mentre a Urbino resta operativa la struttura al dipartimento di prevenzione in località Sasso, appesa a si sta cercando un'altra in alternativa a quella di via dei cacciatori ma l'area vasta si è attrezzata al porto per esaminare chi rientra in traghetto dalla Croazia. I sanitari comunicano che verrà fatta anche una programmazione per la prossima settimana in vista delle numerose richieste. I casi positivi nelle Marche sono 15 su 810 tamponi nelle ultime 24 ore, 4 di questi in provincia di Pesaro Urbino, 5 in provincia di Ascoli Piceno, 4 in provincia di Ancona e 2 in provincia di Fuori regione. Per quanto riguarda il piccolo focolaio di Fratte Rosa causato da un turista francese risultato positivo al virus, quattro persone del posto, il più anziano di 90 anni, il più giovane di 60, sono ricoverate nel reparto di malattie infettive con polmonite. E la provincia di Pesaro Urbino ha deciso di realizzare un bosco in memoria delle vittime del Covid. L'area individuata è di circa due ettari di proprietà della provincia nella zona del campus scolastico di Pesaro. Ho chiesto che vengano piantati molti alberi da frutto, fa sapere il presidente Giuseppe Paolini, per dare un segno di rinascita dopo tanto dolore. Quello che ho in mente, ha aggiunto, è un luogo che abbia al suo interno delle sculture anche per momenti di riflessione. Abbiamo già coinvolto l'artista Leonardo Nobili conclude il Presidente e collaboreremo sia con la Casa degli Artisti di Sant'Anna del Furlo sia con l'Assam regionale che si è resa disponibile a fornire gli alberi. A Fano salta la tradizionale fiera di San Bartolomeo a causa della ripresa dei contagi di coronavirus. Il Comune ha deciso di annullare l'evento che si sarebbe dovuto svolgere la prossima settimana sul lungomare di Sassonia, annunciato anche un giro di vite al mercato settimanale. La salute pubblica prima di tutto. Dopo una lunga riunione di giunta questa mattina è arrivata la decisione del Comune di Fano che vi abbiamo annunciato con un video in diretta Facebook al termine del confronto tra gli assessori avvenuto in via telematica. A causa della crescita della curva dei contagi, la fiera di San Bartolomeo è stata annullata a pochi giorni dall'inizio dell'evento che era in programma per il 24, 25 e 26 agosto. All'iniziativa avrebbero partecipato oltre 250 ambulanti provenienti da tutta Italia. yeah Agli inizi d'agosto avevamo deciso di andare avanti con la fiera di San Bartolomeo per tutelare tutte quelle persone che lavorano in questo indotto. Purtroppo gli ultimi dati eh, portano ad un crescente, ad un aumento dei contagi, soprattutto derivato dalle persone che arrivano. Ci rendiamo conto che la nostra città in questo momento è veramente piena dei turisti e dell'impossibilità di garantire un corretto controllo, di garantire la salute a tutte le persone che arriveranno in questa fiera. Quindi stamattina ci siamo riusciti. Uniti in giunta, valutato tutte le possibilità e quindi alla fine abbiamo deciso di annullare la fiera di San Bartolomeo. Non è stata una decisione presa alla leggera, spiegano gli assessori. Ci rendiamo conto del disagio che si andrà a creare nel settore del commercio ambulante, già colpito duramente dal punto di vista economico a causa della pandemia. L'annullamento della fiera è arrivato dopo un confronto con le istituzioni regionali, la prefettura, l'ASUR, le associazioni di categoria e altri comuni limitrofi. L'amministrazione comunale ha anche annunciato un giro. Di vite al mercato settimanale con l'aumento dei controlli sul rispetto delle regole e sanzioni per i trasgressori. E non riusciamo a contingentare le, le, le presenze, non riusciamo a controllare gli accessi perché, per sua natura, la fiera ha tanti accessi anche dalle vie laterali che era impossibile controllare. Nonostante l'impegno che avevamo già previsto di volontari. E di polizia locale. Dunque abbiamo deciso di sospenderla, l'abbiamo fatto alla luce dei dati ASUR che ci arrivano in questi giorni e quindi abbiamo pensato di tutelare la salute dei nostri concittadini attraverso questa decisione, pensando che comunque a settembre le scuole dovranno riniziare perché è fondamentale che rinizino per sollevare anche di tutte, diciamo, la mancanza di insegnamento negli ultimi mesi dell'anno scolastico passato e quindi abbiamo deciso di. Questa decisione l'abbiamo presa insieme in giunta con, con un confronto tecnico, appunto, e poi sarà firmata una ordinanza eh, da parte del vice sindaco. In quanto eh, in questi giorni eh, me la prenderò io questa responsabilità, però ecco, diciamo l'abbiamo fatta eh, cercando di ponderare tutte le necessità e soprattutto pensando alla salute dei nostri concittadini. Avete sentito che non si svolgerà la fiera di San Bartolomeo a Fano? Secondo lei è giusto signora, è stato deciso questa mattina? Io sono quasi d'accordo perché troppo, dai, troppo contagio c'è troppo sembravamento. Eh, noi non siamo di Fano, quindi siamo di parte, siamo della Sicilia, quindi posso dare un parere mio personale. Allora io sono d'accordo al fatto di limitare i contagi perché è troppo pericoloso, è diventato pericoloso di nuovo e andare in lockdown di nuovo no, non me la sento perché è stato pesante. Quindi bisogna limitare le cose in... che, non, eh, che non servono, eccessive. Per il resto bisogna stare sempre attenti. Mantenere un po' di distanza. È appena stata annullata la fiera, Fano. Voi che siete di Parigi che cosa ne pensate? È giusto evitare queste manifestazioni? È difficile di stare a un metro lontani. di lontani. Dunque è meglio così però. Io se per il bene sì, <ride> se no per i, po i poveri che devo lavorare un pochino avranno anche bisogno. Comunque decideranno loro. Io non è che... Io sono sempre andata alla fiera perché siamo di qua. Io sono d'accordo, sì, sì, perché cioè, con queste cose che abbiamo adesso eh, sono d'accordo. Comunque per me sono d'accordo perché con tutte queste cose che c'è, eh, adesso sono chiuse discoteche, va benissimo, anche se io sono nell'attività, eh, però... Comprende la problematica. La problematica a Fano è stata annullata la fiera, dalle vostre parti a Torino eh, che cosa succederà? Siete d'accordo con questa situazione? Sì, se viene annullata anche qua perché me la ricordo e è una gran bella occasione per venire poi. Diciamo che non vedo perché se c'è la distanza abbiamo le mascherine. Secondo me è un peccato. Meglio prevenire che curare. <ride> cioè, se si dovessero formare degli assembramenti, il rischio Aumenterebbe dei contagi, no? Per cui, insomma, è meglio così. È d'accordo che a Fano non si svolgerà la fiera? Cosa ne pensa? Da turista avrebbe partecipato? Avrei partecipato, ma al momento mi pare grave e quindi va bene non farla. Di no, perché a Riccione c'è tanta di quella gente, come vediamo anche qui e anche se passeggi nei vicoletti per le strade c'è gente, quindi che senso? Non ha senso vietare una cosa e far fare altre cose. Boh, non lo so, è un po' una tragedia, non le saprei dire. Penso di no. In Emilia Romagna com'è la situazione? Si organizzano eventi di questo tipo? No, no, no si organizzano visto, però a numero chiuso, a quindi numero chiuso. non hanno quell'effetto sì. che può avere un sì. evento. Un numero chiuso. Sì, dai, quest'anno è andato così, Penso, spero bene, che finisca grosso, presto, che perché finisce. non si può vivere così. Vietare. Le, anche in spiaggia, c'è tanta di quella gente, passeggi, vedi chi è che indossa la mascherina chi è che, e passi così, gli, e è ma gli strisci... E allora anche lì guà. dovrebbero... Eh, anche lì c'è così, in spiaggia. Che senso ha non fare una, una fiera? E danneggiare delle persone che lavorano? Io la pe sì, penso così. Oddio, con uh, i problemi che ci sono stati è un dispiacere, però credo che sia una cosa necessaria. Sì, è meglio, è meglio, sì. Perché uh, attualmente no, riprende i contagi. Io vado a Parigi, ci sono 3.000. 3.000 allora e qui si con ce ne 2000 più o meno. Meglio evitare È meglio evitare, sì, è meglio. Quindi conosce la fiera di San Bartolomeo è giusto sì, che sì. sia stata annullata? Ma secondo me sì. Meglio così. Per evitare i contatti. Eh certo, cioè, annullano le cose delle discoteche, cose, poi facciano la fiera che non è, è incontrollabile, no? Chiaramente. Quindi meglio così. Quindi secondo me è meglio così. E se da una parte la fiera è stata annullata, dall'altra ci sono tante associazioni che eh, lavorano, stanno lavorando sul futuro di altri eventi, così come il Carnevale di Fano. L'ente carnevalesca nelle prossime settimane eh, cercherà di capire come e quando organizzare la prossima edizione eh, della Kermesse. Intanto domani sera, al, grazie al concorso di centrale. Eh, fotografia verranno premiati i migliori scatti dell'ultima edizione del carnevale. Doveva tenersi lo scorso mese di marzo la premiazione del concorso fotografico nazionale del carnevale e invece, a causa della pandemia, l'evento era stato rimandato a data da destinarsi. Mercoledì sera, alle ore 21, alla Corte dell'Espolo di Palazzo Bracci Pagani verrà recuperata l'iniziativa organizzata da Centrale Fotografia e dall'Ente Carnevalesca con la collaborazione e il patrocinio del Comune di Fano, del MIBACT e della Regione Marche. Siamo riusciti a fare una cosa che probabilmente sarà molto utile per la città. Questa premiazione verrà svolta durante la giornata internazionale eh, della, della fotografia. È un evento che si svolge in tutto il mondo dove molti fotografi appassionati condividono le fotografie in un sito e c'è anche questo evento della premiazione che avverrà con Ivo Saglietti che è un fotoreporter tra i pochi in Italia a aver vinto il WordPress Photo per tre edizioni, eh, quindi è un grande personaggio, eh, 40 anni di carriera, eh, ci mostrerà le foto migliori, e eh, poi premierà e eh, troveremo i vincitori tra oltre 100 fotografi che hanno partecipato da tutta Italia. Domani pomeriggio la giuria si riunirà per visionare le oltre 400 foto e decretare i vincitori che verranno svelati la sera stessa. Tra i premi una stampa vintage del fotografo Ferruccio Ferroni, una macchina per fotografia istantanea e una borsa artigianale da lavoro. Per l'occasione verrà presentato il logo ufficiale della giornata internazionale della fotografia ideato da Elisabetta Ducchi, direttore creativo dell'agenzia Omnia Comunicazione. L'ingresso sarà libero e gratuito ma solo su prenotazione fino a esaurimento dei posti di Manteneremo le distanze, bisognerà usare la mascherina all'ingresso e c'è il personale di Palazzo Bracci Pagani che rivele, rileverà la temperatura e quindi passeremo una, giornata, una serata tranquilla con la fotografia. L'evento chiuderà la serie di iniziative del Carnevale di Fano 2020, intanto l'ente carnevalesca è già al lavoro per la prossima edizione. Dal 4 al 6 settembre, la presidente Maria Flora Gian Marioli sarà a Putignano per un confronto con i colleghi dei Carnevali d'Italia chiudiamo questa edizione così, così particolare eh, con una certa emozione proprio per tutto quello che ci è successo eh, lo chiudiamo in grande stile con una giuria d'eccezione, con un fotografo un presidente di giuria di eccezione come Ivo Salvietti e quindi il 19 vi aspettiamo il 19 sera a Palazzo Bracci Pagani proprio per questa, eh, per questa manifestazione eh, stiamo già ovviamente pensando alla, al Carnevale 2021 che sarà altrettanto probabilmente particolare, ehm, però insomma ce l'abbiamo già in testa, sapete che sarà dedicato a Dante Alighieri proprio nei 700 anni della morte e eh, quindi il programma diciamo che già, eh, già c'è, eh, dovremo capire dove, quando eh, e come poterlo realizzare. Per il carnevale comunque c'è ancora tempo e allora torniamo in spiaggia perché in queste settimane abbiamo assistito ad un'invasione di meduse e noci nell'Adriatico. Nel prossimo servizio un esperto ci racconta la curiosa provenienza e rassicura sono esemplari assolutamente innocui per l'uomo. Trasparenti, viscide e piccole. All'apparenza sembrano meduse e invece sono nuci di mare. Se ne avvistano sempre più nelle acque dell'Adriatico. Nelle ultime settimane, tanti reporter di strada ci hanno inviato video e foto di questi esemplari che arrivano in grossi banchi ma che non hanno un potere urticante. Oggi il naturalista Luca Esposito ci racconta la provenienza e la particolarità di queste creature marine. Somigliano alle nuci anche perché presentano dei canali longitudinali. Che eh, ricordano un po' le nervature del guerriglio, della noce, appunto. Eh, sono animali, come dicevo, perché lungo questi canali presentano eh, una fila ordinata di pettini, queste lineette piccoline, sono dei veri e propri pettini che in greco si chiamano ctenos e danno il nome proprio a questo gruppo animale. Questi pettini, prosegue l'animalista, svolgono due funzioni, il movimento nella colonna d'acqua e l'apporto di cibo, ovvero lo zooplancton, come larve e uova di pesci, loro predatori. Le noci di mare, ci spiega l'esperto, sono comparse di recente nelle nostre acque. Questi animali provengono dall'Atlantico, sono esotici quindi e, sono, e giungono tramite le navi cisterna. Eh, insediati nella, per la prima volta nel Mar Nero hanno raggiunto anche le nostre coste. Perché si sono insediate e diffuse così tanto? Eh, probabilmente una delle, fa, delle cause è che eh, esistono ormai pochi predatori per questi animali. Perché? Perché questi animali eh, sono predati dai pesci, molti dei quali vengono catturati eh, dall'uomo. Quindi... Eh, trovano questi ctenofori o noce di mare, trovano pochi predatori eh, e un'altra cosa è che i predatori che si nutrono delle noce di mare ma anche delle meduse o delle ascidie, scambiano eh, i frammenti di plastica che galleggiano nel mare per il loro cibo e quindi eh, riempiono il loro stomaco di plastica. Non riescono a digerire, la plastica rimanendo nel loro stomaco dà senso di sazietà all'animale e l'animale muore di stenti. Sono due quindi i fattori: la plastica in mare e la pesca che riduce i loro predatori. In questo periodo, oltre agli ctenofori, troviamo anche delle meduse alcune delle quali sono lievemente orticanti come questa nel video e che presentano la particolarità di avere sotto i tentacoli lievemente orticanti una popolazione di alghe, le quali essendo simbionti producono e organicano il carbonio presente nell'acqua trasformandolo in zuccheri, la medusa si nutre di questi zuccheri e protegge le sue alghe con i suoi tentacoli orticanti. E questo era l'ultimo servizio in scaletta nel nostro telegiornale. Grazie per averci seguito. L'appuntamento con l'informazione su Fano TV è per domani mattina alle 7 con la rassegna stampa o okay, che Giornali. Arrivederci.